ho disegnato un'ambulanza perché nel primo anno di vita di Tommaso con noi, lui è stato ricoverato 6 volte. Ha una tetraparesi spastica grave, non camminerà mai. Io questo ricordo. Non camminerà mai, non sarà mai normale. Però dal punto di vista emotivo, affettivo, c'è. Io ho avuto una reazione istintiva, per cui dopo 2 ore che ero in ospedale sono uscito per andare a occuparmi di alcune cose pratiche e passando da un bar a mezzogiorno mi sono fatto 2 grappe perché ho detto che io qui devo riprendermi, nel senso devo pensare che questo è mio figlio, appunto. Erano 2:30 del pomeriggio. Il papà ha detto: io torno a lavorare. E io sono andata a piangere. E una cabina telefonica ha telefonato un'amica: ti prego, vediamoci subito. Questo è anche un aspetto molto triste, che uno si trova già in una situazione molto difficile e deve da solo, non avendo esperienze in merito, cercare di aiutare al massimo questo bambino e di avere delle informazioni che magari i medici già sanno, già hanno. Ci sono dei criteri, seguiamoli e buonanotte. Sì. Noi siamo due esseri umani, ha un primo figlio che appunto avevamo puntato come tutti, avevamo puntato tutto su questo bambino per appunto iniziare un viaggio con una destinazione che pensavamo fosse nota, con delle valigie che contenevano degli strumenti, delle cose che ci potevano essere utili, con un biglietto chiaro da A. E in realtà è come se avessimo perso tutto, o è come se fossimo finiti sul treno sbagliato, sull'aereo sbagliato, è come se fossimo andati in Thailandia vestiti da Lapponi. E nessuno ci ha detto: allora in questo caso ci vuole l'antifebbre gialla, ci vuole questo abbigliamento, ci vuole bevete acqua di bottiglia. Ecco, ci è mancato un po' quello all'inizio.